passando ad un altro tipo di collaborazione, quella che lei ha avuto con Tiziano Sclavi, insieme a quale ha realizzato Incubi. Sì, sì, mi è capitato di rileggere, di rivedere le storie di Sclavi, l'Italia alla fine del mondo, non so. Sì. Così, e devo dire che c'ha dentro molta, molta forza, molta classe, il che non ci sta male, voglio dire. Come, certo che lui ha, credo, tempo per curare il suo personaggio, ecco, il Dylan Dog. Dentro, volendo, ci ha voluto mettere quel mistero in quelle storie che ha fatto, che hanno dato un pochino una mano, un pochino a far crescere il personaggio e a farlo amare anche di più. Qual è tra l'altro, Re Baliari, mi pare che Sclavi sia origine di queste parti, zone abbastanza vicine. Sì, dovrebbe essere di queste parti qua, sì, sinceramente una componente, dico, padana, emiliana, di Oltre Po, non so se al di qua o di là, ma insomma. Ma un album, una storia di 5 albi e mezzo come era Incubi, quanto ci ha messo di tempo a disegnare? Io tengo presente che una volta facevo anche 30-40 tavole al mese, adesso ne faccio molto bene, quindi faccio un po' i conti lei. Ma i disegnatori odierni viaggiano sulle 15 tavole al mese, quindi le facevo. Cioè, diciamo che... Ma io ero un mezzo cinese, abituato a delle sgobbate. Staccano vista proprio. Sì, staccano vista, avevo 4 figli, insomma, e anche il fatto di avere impegni che fa... Ma la piacevolezza del disegnare, ecco, si acquista quando si è bambini. Infatti ho letto che ingaggiava anche la moglie e i figli ad aiutarla. No, è vero o è una leggenda? No, cancellavano. Figli no, magari la moglie, così magari qualche, a cancellare la matita, ecco. Succedeva, a dare squadrature. Lavoreresti un po' secondari, grazie. Ho notato che Zagor, da detta di tutti, è l'effigie di Gallieno Ferri quando aveva 20 anni. Sottolineiamo. Sì, ecco, Ferri, diciamo, no, per Ferri il tempo è passato, per Zagor no. Però anche Diso, l'altro ospite della giornata, quando ha fatto il restyling di Mister No, gli ha dato il suo volto ventenne. Ma è così. Come mai questa... il fatto che voi disegnatori date il vostro viso ai vostri eroi è per rimanere immortalati nella storia, oltre per le tavole, anche per la figura? No. Devo dire, come hai detto Diso, come hai detto Ferri, c'è anche Aurelio Galeppini. Galeppini addirittura, se guardate le tavole, mi ricordo l'ultima, quando non stava ancora tanto bene, il Tex lo faceva su immagine e somiglianza, però lo faceva più stanco, più. Addirittura lui ha accompagnato, mi ricordo che eravamo vicini di casa, si fa per dire, lui a Chiavri, a Recco, e di conseguenza, ma quasi tutti i disegnatori ho visto che finiscono col fare il viso, perché il disegnatore, voglio ricordarvelo, quando disegna vive la storia, la interpreta, sia come suo personaggio, il suo eroe, sia anche quando fa addirittura personaggi secondari. Quindi siamo delle specie di attori. Io mi accorgo a volte, guardandomi a volte uno specchio che si ha davanti per le espressioni eccetera, che quando disegno magari facevo il cico, faccio il cico, c'ho un'aria dalla cico, quando faccio un cattivo, inconsciamente si interpreta con l'espressione, col volto, e il viso che vediamo di più quando ci si fa la barba è il nostro, forse sarà per quello magari. È quello che rimane più non certo una somiglianza fisica, che siamo abbastanza lontani, ecco. Cerchiamo, facciamo finta di essere. Aveva 20 anni comunque, visto quello che vediamo, 80, probabilmente a 20 non eravamo poi molto molto lontani. Grazie dei complimenti. Mi era venuta così al volo una domanda rispetto a quello che è stato detto prima, cioè ci si ispira personaggi, non so, senz'altro, anche reali.
lì, non solo immaginare. Sì, io devo dire, mi ricordo che all'inizio lo Zago mi volevo ispirare, ma no, con altri personaggi, si diceva Robert Taylor, non so, no, oppure c'è stato del momento, ma devo dire che ha assomigliato un po' anche con pettinatura, addirittura si adattava un po' ai tempi, capelli corti, capelli lunghi, quindi non era fisso su una... si è un po' trasformato, ma è rimasto sempre giovane, però io purtroppo no. È una specie di personaggio che invecchiava, che aveva venduto l'anima. Il Faust. Oppure Robert Gray, no? Robert Gray. Non Robert Gray, quello è un altro. Dorian Gray. Che aveva fatto l'immagine, praticamente l'immagine invecchiava, lui rimaneva sempre giovane. Siamo un Dorian Gray all'incontrario. Uno su Dorian Gray. All'incontrario. Ma invece sul discorso dei personaggi, quindi approfittiamo, sui personaggi, a parte Zagor, vabbè, Cico, eccetera, ma sugli altri comprimari che appaiono, eccetera, sul discorso del... ha mai preso spunto, non so, dal postino, io le dico, inconsciamente, noi facciamo un cattivo, ci si riferisce anche perché la letteratura del fumetto, la letteratura è così ampia, che si finisce col cascare dentro a qualche personaggio, diciamo, più della quotidianità esistito, però. I film che si vedono, quindi senz'altro abbiamo preso, fortunatamente, perché la fantasia si moltiplica, voglio dire, in questo senso, quindi è bene poi dare, dico ai ragazzi, a quelli che ci leggono, ormai dico anche ai nonni, un personaggio che li sta bene, che è più familiare. Ci facciamo riferimento alla letteratura, ai film, senz'altro. Lo ammetto. No, poi c'è un po' di fantasia anche nostra. Questo penso sia al fondamento di ogni cosa. Comunque vi ringrazio dell'intervista, della pazienza e della buona volontà che ci mettete voi. Siamo noi che ringraziamo lei della disponibilità e della cortesia che ci ha dedicato. E un saluto, allora, io purtroppo non pratico internet. Zagor TV. Ok, grazie mille, allora, molto gentile. Grazie a voi.